Buongiorno, nuovo vlog. Arrivato l'ascensore. Sto coprendo con la mano. Sì, come al solito sto coprendo con la mano il microfono, quindi poi voi non sentite nulla. Nuovo giorno di Fashion Week. Oggi è giovedì e stiamo andando. Mi ha raggiunto Massimo. Stiamo andando a fare un giretto in centro in Duomo e magari facciamo anche un outfit che vedrete prossimamente sul vlog. Vuoi far vedere l'attrezzatura? Come siamo attrezzati? La macchina fotografica, l'obiettivo e poi questo, il monopiede, così rimane più stabile visto che la macchina fotografica pesa tantissimo. E niente, basta. Eccoci, siamo in Duomo. Vedete, dopo alle mie spalle per fare l'outfit e non ci credo, abbiamo appena incrociato Daniele e Mr. Daniel Makeup, che praticamente veniva di qui e io arrivavo di lì e ci siamo incrociati. E niente, adesso vediamo se riusciamo a fotografare tutto il Duomo. Basta, e dite ciao al Duomo, ciao per ora, perché adesso andiamo a pranzo e poi dobbiamo tornare subito in hotel perché alle 3 ho un'intervista e poi due sfilate e quindi insomma non abbiamo tanto tempo. Eccomi, sono appena tornata in camera e adesso praticamente mi cambio e sono buissima, non vedrete nulla, ok, e praticamente stavo sistemando le ultime cose del vlog di ieri e ho appena finito di fare l'anteprima, ve la faccio vedere, anche se tanto voi l'avrete già vista quando vedrete questo vlog, però vabbè. E niente, ho aggiunto anche titolo, descrizione, eccetera eccetera, e guardate, sono troppo fiera. Ah, ecco, aspettate che mette a fuoco, ok. E niente, questo qui è il video che è pronto per oggi e questi due qua sono i vlog di ieri e dell'altro ieri, e sono troppo contenta che sto riuscendo a vloggare tutti i giorni e sono strafiera di me, anche se insomma in realtà non è che sia niente di boh, chissà cosa, cioè non è che ho scoperto, non lo so, ho fatto una scoperta che salverà il mondo, però vabbè, sono comunque fiera di me. E niente, adesso c'è l'intervista con Vanity Fair e sono un sacco agitata, non so che cosa mi chiederanno, non so cosa rispondere e sono in paranoia. E stavo anche guardando gli outfit per la sfilata e pensavo di mettere, vi faccio vedere qua, c'è il mio armadietto con tutti i vestiti. Pensavo di mettere questo, che è uno dei miei vestiti. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Aspettate, lo appoggio sul letto. Aiuto, non sono molto brava, mi sa, a fare i vlog. Comunque, eccolo qua. Vedete, è uno dei miei preferiti in assoluto, perché ha tutti questi decori, tutte queste perline. Sono bellissime, brillano, insomma, sono bellissime. E questo è di Needle & Thread. E basta, quindi penso di mettere quello lì con sopra la mia pellicetta da puffo, che è, aspettate che sposto tutte le cose, da puffo, da Monster & Co, perché i puffi non hanno i peli, non sono pelosi, e penso almeno, e niente, insomma è questa qui. Quindi basta, adesso mi cambio, sistemo un pochino il trucco, mi rimetto il rossetto e sono pronta. Mi sono cambiata, ecco il mio look per la sfilata. È arrivato l'ascensore, adesso sto scendendo perché facciamo l'intervista qua in hotel, penso giù, non so bene dove, comunque adesso scendo e vedo dove devo andare e poi subito dopo l'intervista partiamo subito e andiamo alla prima sfilata. E di nuovo in ascensore, non sono a fuoco, bene, non sono a fuoco, metti a fuoco, ok. Praticamente questa è l'intervista, cioè sì, l'intervista, buonanotte, è il vlog in ascensore, perché è tutto il giorno che vlog in ascensore. E niente, appena finito l'intervista adesso vado una mezz'oretta più o meno in camera e poi ci rivediamo, andiamo insieme alla sfilata. Prendo la borsa e andiamo prima alla sfilata di Aigner e poi alla sfilata di Atsushi Nakashima, sperando di averlo pronunciato nel modo giusto. Ok, sono tornata in camera perché in realtà, guardate, ta-dan! È troppo carina, è una sorpresa da parte di Maybelline ed è, vedete, una borsettina ed è stracarina, tra l'altro si intona perfettamente con il mio outfit. E niente, la lascio qui, sbirciamo velocemente, dai che
Devo scendere per andare alla sfilata. No, vabbè, troppo carina. Guardate. Cioè, ci sono tutte le cose. Il portafoglio, lo specchietto, il pettine, le chiavi della macchina, gli occhiali e i baby lips. Eccoci, stiamo entrando. Aspettate che devo correre, se no rimango indietro, no, rispetto alle altre. Ecco, niente, adesso andiamo all'ultima sfilata, quella di Hanger. Andiamo prima anche qui a vedere, aspettate che guardo dove metto i piedi perché è in pendenza, io sono qui. Andiamo prima a vedere il backstage, come esattamente l'altro ieri, quindi vediamo le modelle, i vestiti, il trucco, eccetera, eccetera, e poi la sfilata e poi scappiamo alla prossima sfilata. Stage, mi hanno dato il pass e qua ci sono tutti, guardate, tutti i vestiti e andiamo a sbirciare i vestiti, vi va? Guardate. Bello questo, bellissimo. Always like this to get this brass effect. And if you see the handbags of the collection, you can see one there. Mm-hmm. Like the garments are like the same strip, so we apply this strip here to make it work like another accessory. Ok, praticamente il trucco della modella che avete appena visto mi piace un sacco perché è tutto nero, è molto intenso e poi qua praticamente ha un dettaglio dorato che è lo stesso delle borse. Aspettate che vi faccio vedere. Vedete? Cioè tutte le borse hanno i dettagli dorati, quella e questa. E è una cosa che mi piace tantissimo. Ovviamente non è un trucco portabile di tutti i giorni, però un trucco di sfilata secondo me è bellissimo. E niente, adesso sto un po' sbirciando tutta la collezione. Sta bene. Buissimo, non vedrete nulla. Bene, bello questo vlog al buio. Ecco, stiamo entrando e stiamo cercando il nostro posto. Qua c'è il mio invito e adesso vado a sedermi. Finita, stiamo andando alla prossima sfilata. Siamo il Duomo, vedete, c'è il Duomo alle mie spalle ed è la sfilata di uno stilista emergente giapponese. Adesso stiamo entrando. Sta avvicinando e c'è un vento gelido freddissimo e quindi non appena finisce la sfilata torno in hotel a cambiarmi, mi metto delle scarpe più comune e qualcosa di un pochino più caldo, poi una sciarpa, un pantalone, perché dopo riesco e vado a cena. Aiuto che fatica la gradinata. Vabbè, eccoci. È finita, sono tornata in hotel, mi sono cambiata alla velocità della luce, ho messo questa sciarpa, ho messo la felpa, i jeans e le scarpe basse perché non ce la facevo più e adesso finalmente andiamo a cena. Sto morendo di fame, la sfilata è stata ha avuto un ritardo di tantissimo, tipo di 40-45 minuti e adesso sono le 21:57, sì, praticamente sono le 10 e io sto morendo di fame, letteralmente morendo di fame. Aspetta che adesso ci mette a fuoco. Ecco. Aiuto. Metti a fuoco. No. Yeah. Ciao. Guardate con chi sono. Ciao a tutti. Siamo sotto la pioggia, sotto l'ombrello. Ombrello lilla.
e stiamo andando a prendere il gelato. Dopo aspetta, un sushi buonissimo. Abbiamo mangiato un sacco. Io ho ordinato troppo cibo. Veramente. Anche, troppo sì, cibo. Veramente. Cioè, eravamo alla fine che non sapevamo più come mangiare. Però adesso vediamo se rimane un po' di posto per il, dai, per il gelato. Per il gelato. Comunque mi sa che non siamo più a fuoco. Niente, non mette più a fuoco. Ha deciso di non funzionare più. Vabbè, sono finalmente in camera. È praticamente luna di notte, ho preso un sacco di acqua, infatti i capelli tutti tutti bagnati. Vabbè, niente, adesso un po' da dormire perché sono distrutta. Domani mattina mi devo svegliare prestissimo perché alle 8 c'è lo shooting con Gigi Hadid. E niente, quindi mi sa che non riesco ad editare questo video, quindi non lo vedrete domani, ma lo vedrete dopodomani. E perdonatemi, mi dispiace un sacco, ma sono davvero troppo stanca e adesso mi devo lavare i capelli. E quindi già andrò a dormire tipo alle 2. Se dovessi editare anche questo video andrei a dormire alle 4 e non mi sembra assolutamente il caso, visto che tipo alle 8 devo essere pronta. E quindi niente, ciao.